culto e godo. Io ti ho visto piangere nella tua live perché la Juventus ha vinto 2-0. Voi siete il male della Juventus, voi siete interisti. Non sei... Ma come piangere? Juventino, vergognati. Sei un dinosauro del calcio. Vergognati. Tu e tutti quelli come te che credono di fare Juventus. Siete il male della Juventus. Lo dico oggi, lo dirò per sempre. Gianni, interista, bianco. Mi sembra... Gian, si esulta oggi. Vabbè, mi sembra... Allora, rimasto di, no, rimasto mi, fa talmente, mi fa talmente pena sto ragazzo qua, mi fa parli su. Veramente, provo pena per un coglione. No, parla che sei il numero uno di internet, al mondo fa tanto cuore rosso. Ti cagli al tuo pagliaccio, ti cagli al tuo stesso meglio tu spinge. Quando la Juve perde c'è il sorriso a 45.000 denti. Oggi sbuffavi, oggi eri triste, piccolo interista, piccolo interista insieme ai tuoi soldatini interisti. Ha finito, se sei contro la legalizzazione della marijuana. Perché devo rispondere a sto coglione qua. Che si scherza. Allora, grandissimo coglionato. Calma, per favore, Gianni. No, calma un cazzo, grandissimo coglionazzo. Io se sbuffavo è perché oggi ho fatto 100 metri quadri di pavimento di resina inginocchiato per terra e con la schiena per terra. Ma cosa vai a fare? La classe operaia contro la casa della lotta di classi, ma che cazzo di discorso è? Ma stai dicendo delle stronzate che non c'entrano niente. Finta di fuoco juventino, ammetti la tua fede interista. No, allora ragazzi, Gianni, no, però non si può. Sono venuto solo perché, al contrario degli allegriani, che quando perdono non si presentano mai, dicono che lavorano. A parte lui che guadagna, no, in questo canale, che uno, no, non esageriamo. Ma guarda che pazzo, 40 anni, ma per mai notarlo. Tu ce n'hai 60 e sei lì a fare complimenti. Complimenti a Gianni Bianco. Storia devi mettere il mio volto, non ti vuole neanche tua mamma in casa. Fattene una cazzo. Questo è vero, ragione, questo è vero. Hai ragione, mi hanno cacciato quando avevo 18 anni. Di allora, un attimo, chiedo. Hai ragione. Allora, no, ma è la solita partita della Juve, parte di rimessa. Gioca un po' più alta, soprattutto nel secondo tempo. La Lazio non pervenuta completamente. E la Juve vince meritatamente 2-0, punto. La Juve non è che ha fatto chissà cosa ha fatto. Ha fatto un po' meglio, soprattutto degli ultimi due mesi, con una squadra, ripeto, nel secondo tempo che gioca 30 metri più alto di come gioca di solito. Ma guarda caso, proprio stasera, guarda caso. Prima lo facevano apposta, Gianni, perdevamo un po'. Allegri giocava contro la Juve. Vlahovic, tu devi parlare, tu non capisci un cazzo. Hai un problema. Hai fatto due mesi che sembravi un cane bastonato che non parlavi. Io almeno parlo sempre, sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta. Segui i miei canali, ho sempre parlato, Gianni. Segui i miei canali. Seguimi, metti il follow. Clicca sul cuoricino e metti il follow. Il tuo canale di merda non lo seguo. No. Tu segui il mio. Il tuo canale di merda non lo seguo io. Segui il mio canale e metti il follow. Fidati del donno, guarda. Cazzo, quando ti vedo. Non vedo il tuo canale di merda. Non ti agitare, non ti agitare. Ragazzi, non facciamola diventare una lotta a due. Allora, Gloria, facci tu la disamina, se hai piacere. Allora, assolutamente. Lazio assolutamente non pervenuta. Disastro in fase difensiva, ne abbiamo fatti due in contropiede. Abbiamo fatto il compitino, cioè non abbiamo fatto nulla di esagerato, compitino portato a termine. Aspetta, ma sabato, scusami Gloria, non ti voglio... Però sabato dicevate in live, dicevate che Tudor aveva cambiato la Lazio. Tudor, no, in 15 giorni a differenza... Non tu, scusa. Altre persone hanno detto che Tudor aveva cambiato la Lazio, che la Lazio di Tudor già si vedeva il cambio di panchina, cosa che dovrebbe fare la Juventus perché aveva tempo per cambiare la panchina, e oggi sono un po' ribaltate le cose, o sbaglio?
No, sì, sì, la Lazio non è, la gabbia libera. Sabato ti rispondo io, ti rispondo io. Ho detto che Tudor in 3 giorni aveva messo una squadra in campo che ha messo le palle in testa alla Juventus. È la verità, è fattuale. È questo. Però te oggi te ridi perché non ci capisci nulla, e quindi ridi. Guardato, però ragazzi, te oggi stai giudicando tutto. Il grande fratello, guarda. Ma sei maleducato. Ma guarda, non parlarmi sopra. Vai a fare il culo. Allora, ragazzi. No. Ragazzi, oggi Gloria, Gloria, prendi in mano la situazione, questo idiota qua. No, Gianni, l'unica cosa. Prego, prego, Gloria. Scusa. Oggi, dopo il gol, si è sbloccato Federico Chiesa. Io non lo vedevo giocare così da veramente tanto, troppo tempo. Quindi, una cosa positiva è successa. Si è sbloccato Federico. Punto. Si è bloccato Chiesa. Bravissimo. Sentiamo un po' tutti, raga, perché comunque hanno detto che la Lazio. Io con quell'elemento lì non ci parlo più. No, che io quando sto parlando, che c'è sempre un idiota che interrompe e mi deve far alzare la voce. Ma cacciamolo. Guarda come l'ho tolto, perché l'ho tolto. Via. L'ho tolto.